E questa è la porta più grande. Attenti viaggiatori, scappate. Ma che cosa sta dicendo? Non chiedetemi che cosa siano queste cose orribili, così schifose. Guardate qua, ci sono tipo... oh mio Dio, non voglio sapere cosa sono, ma sembrano tipo... fatte di carne. Perché mi sta inseguendo? Non ne ho idea. Infatti adesso mi allontano. Scrivetemi per favore nei commenti se voi sapete di cosa si tratta o no, perché io di certo non lo so. E scrivetemi anche nei commenti se sapete che seed è questo. Anche perché io sono spawnato direttamente con un libro che non ho ancora letto. Però sembra ci sia scritto poco: non seguire il sangue per la tua sicurezza. Ok, e c'è scritto solo questo, perché vedo che pagina... ok, sì, c'è scritto solo questo. Ok, quindi mi sta dicendo di non seguire il sangue. Ma che tipo di sangue sta dicendo? È pazzo? Poi chi è stato a scrivermelo? Perché, allora, per chi non lo sapesse, questo è un seed maledetto su Minecraft. Non so esattamente di che seed si tratta. So solamente che fa dannatamente paura. Perché qualsiasi seed di Minecraft fa paura. Dico, il seed... i seed maledetti, dico, ovviamente. Io però ho una certa impressione. Mi sa che devo andare verso questa gentaglia qui. Mio Dio, che schifo! No, raga, però qua non riesco. Cioè, dai, per favore, è pieno di schifo. No, no, ho capito. Prima devo andare in miniera a prendere un attimo di... oh mio Dio! Ma stiamo scherzando? Ma mi ha dato un colpo sto qua. Ok, ok, sarà più difficile del previsto, ma tranquilli, ce la faremo insieme, mi raccomando, state, guardate il video fino alla fine, perché è importante cercare di capire che cosa succede in queste situazioni strane, perché Minecraft è davvero strano a volte. Come vedete, sto raccogliendo un po' di risorse, perché così possiamo essere al 100% sicuri. Ok, perfetto, mi sono fatto un po' di panini, mi sono preso un po' di cose. E qua c'è questa gente che mi sta seguendo continuamente, non la smettono mai. Però adesso dobbiamo andare a capire di che sangue stanno parlando, perché siamo qui in questo mondo per questo motivo qua, dobbiamo per forza andarci, non possiamo non andarci. Soprattutto però ricordiamoci che dobbiamo schivare tutte queste cose, non so nemmeno come definirle, che continuano a muoversi e che sono pericolosissime, anche perché sono tante, non perché facciano male, però sono tante e... ed è pericoloso, non so in effetti come me la caverò, non lo so minimamente, e sono letteralmente in un pericolo unico, perché è letteralmente pieno... raga, non si riesce ad andare avanti, come faccio? Sugli alberi è l'unico modo, ok, perfetto. Ma sugli alberi siamo protetti, spero, me lo auguro, perché quelli là stanno ancora lì sotto e hanno delle facce... orribili. E guardate, qua c'è una casa. Ok, mi sa che questa casa forse potrebbe centrare qualcosa con il tutto, con tutto questo mistero di questo seed un po' maledetto. E non aprirò minimamente la porta, perché non sono stupido. Ok, faccio così direttamente dentro. Tanto qua non potrebbe entrare nessuno, spero, me lo auguro. Vi prego, fate che non entri qualcuno. Allora, qua c'è una cesta con del ferro, che prendo assolutamente, molto buono. Un libro e della plastica, vabbè, non so cosa sia la plastica, però voglio leggere il libro. Sono così stanca, voglio nutrirmi. Raga, ma di che? Ok, non so di cosa lei voglia nutrirsi, forse diceva pane e marmellata, o pane e Nutella, molto buona la Nutella. Di certo non di qualcos'altro, no, 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 sicuramente solamente pane e Nutella, che devo dire, la Nutella a me piace molto. A voi piace la Nutella? Scrivetemi nei commenti se vi piace, perché sono molto curioso se a qualcun altro piace, oltre a me, sicuramente sì. Però questa qua, non credo che però gli piaccia la Nutella, secondo me a lei piace qualcos'altro, e non so nemmeno chi sia questa lei. Chiamiamola così, lei, anche se non so se abbia effettivamente come dire, una... non so se posso dire quella parola su YouTube perché potrebbe uccidermi, però cerchiamo di andare più avanti e cerchiamo di capire questo mistero fino in fondo. Allora, qua continua ad esserci, è tipo una distesa enorme, tipo una distesa enorme di tipo... sembra quasi... mi viene da dire una cosa orribile, ma sembra carne. Sbaglio, ma lice del sangue, ragazzi? Mi sbaglio, lice del sangue? No, non mi sbaglio, secondo me. Purtroppo temo di non sbagliarmi. Eh no, questo è sangue. E noi veniamo da quella direzione, quindi secondo me dobbiamo seguire questo sangue verso quella parte lì. E mi sembra anche che... ok, sembra che lì ci sia qualcosa. Non so esattamente che cosa sia quella cosa, e sinceramente non vorrei nemmeno saperlo personalmente. Ma dato che stiamo facendo questo video, dobbiamo vedere cosa sta succedendo qui. Quindi direi assolutamente di andare e... oh mio Dio. Ok, io direi di fare una corsa. Cioè, non c'è nient'altro che possiamo fare tranne che una corsa. Quindi via, 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 seguiamo il sangue. E secondo me il sangue porta verso questa parte qua. Via. Ok,
scappiamo prima di morire qua. Esatto, vedo che continua a portare sempre da questa parte. Quindi questa cosa mi sta facendo piacere anche perché qua c'è una sorta di checkpoint per non morire. Però qua dobbiamo scappare, ragazzi, scappiamo. Ok, questa io so che è candeggina, quindi no, no buono, via, via così. Vedete cosa fa la candeggina? Non fa cose buone, di certo. E non so perché ci sia tipo... Vedete, è circondato questo posto dalla candeggina. Io non vorrei dire, ragazzi, ma sembra che questo posto l'abbiano voluto cercare di proteggere da queste creature, da queste creature orribili. E infatti sembra effettivamente che queste creature prendano danno, come vedete. Prendono tanto danno dalla candeggina. Quindi, effettivamente, se ci pensate, hanno cercato di proteggere questo posto, questa sorta di base. Perché se vedete che qua sotto si scende, e adesso andiamo a vedere anche cosa c'è qua sotto, da queste mostriciattoli orribili. Quindi noi andiamo, forza, non abbiamo altro tempo da perdere. Allora, qua c'è un po' un posto totalmente serrato con delle porte. E questa è la porta più grande. Ma avete sentito? Sto guardando anche i sottotitoli, ragazzi, però non mi sembra di aver visto quella cosa che io ho sentito nei sottotitoli di Minecraft. Sembra che quasi ci sia una sorta di entità esterna a Minecraft. Ok, qua da questa parte direi di andare la prossima, diciamo, dopo che siamo andati da queste altre due parti. Io prima di tutto direi di andare da questa parte e vediamo cosa c'è. Ok, allora, qua ci dovrebbe essere questa qua, che non so minimamente chi sia. Però qua c'è una spada di telekill non rotta e un book and quill. Che cosa c'è scritto? Attenti viaggiatori, scappate. Ma che cosa sta dicendo? Oh mio Dio, ma per chi caspita è sta qua? Quindi questa dovrebbe proteggerci, giusto? No, no, per favore. Ok, questa qua mi dà tipo delle caramelle, quindi... SCP-2... Ok. SCP-2396, ho capito. Se avete voglia, per favore, spiegatemi nei commenti che cosa fa l'SCP-2396, perché questa dovrebbe essere la sua istanza. Dash A dovrebbe essere. Non so minimamente che cosa faccia, quindi scrivetemi voi nei commenti se avete voglia, chiaramente. Perché voi siete i miei compagni di avventure, ragazzi. Senza di voi sarei perduto qua da solo. Quindi voi siete i miei compagni di avventure. E per l'amor del cielo, qua c'è un altro SCP, mi pare. Perché a quanto ho capito c'entrano gli SCP, giusto? Ok, io non attacco minimamente gli SCP che non fanno niente. Non mi salti in mente questa cosa perché potrebbe essere complicato, anche se effettivamente... Ok, sapete cosa? Non possiamo lasciarli qua liberi. Cioè, oh mio Dio. Perché sta facendo questa cosa? No. Ah! Ah! Raga, no, per favore, questo qua sembra molto malvagio, non devo farlo, lo sapevo, non... Ho paura che se gli do un colpo, questo qua mi ammazza. Ho questa paura qua, e non vorrei dire, però continuo a dargli colpi, ma non succede niente. Ok, perfetto, l'abbiamo sconfitto, sapete cosa? L'abbiamo sconfitto. Va bene, forse dovrò... Adesso andiamo a sconfiggere anche l'altra, perché sinceramente non mi sento sicuro di lasciare degli SCP vivi. Siete stati maledetti da lei, puntini. Ma chi è sta qua? Chi è lei? Di chi sta parlando? Ora vi perseguiterà nel mondo su Minecraft. Prima di tutto è strano che sappia in che mondo siamo. Cioè, sono coscienti del fatto che siamo su Minecraft. Questa cosa è strana ed inquietante allo stesso tempo. Vuol dire che hanno una coscienza, vuol dire che sanno dove si trovano. Non è normale come cosa. Però io direi di sconfiggere la signora. Mi spiace... Mi dispiace tanto, non volevo farlo. Ho dovuto perché... Purtroppo, guardi, non voglio lasciare gente in giro. Gente SCP soprattutto. Però scrivetemi se ho fatto bene nei commenti. Io non lo so se ho fatto bene, sinceramente. E qua è già aperto, non dobbiamo nemmeno aprire. Quindi entriamo dentro. Oh mio Dio. Bene! È già arrivata la schifosa tipo carne, sembra, ripeto, non so che caspita sia. Io non so chi ci sia qua dentro. Però mi raccomando, lasciate like per il supporto magico. Vediamo se vi piacciono questi video, se mi lasciate like vuol dire che vi piacciono, per favore lasciateli. E vi ricordo di iscrivervi al canale se volete. Ora entriamo dentro, ok, benvenuti, io ho tra paura, raga. Ah! Scusate, è la paura, però tranquilli, adesso entriamo e... Idia. Oh mio Dio, oh, ma che... Ok, questa si chiama Harley Quinn, era Harley Quinn perlomeno. Ok, è morta Harley Quinn, ma quindi era lei che ha fatto tutto sto casino qua in questo mondo, ma per favore, ma è stata lei per tutto questo tempo? E qua sembra ci sia una porta che continua, però io direi di non andare avanti. Se volete che continui, che continuiamo, beh, possiamo pure continuare nel prossimo video. Però mi raccomando, lasciate like ed iscrivetevi al canale. Ma perché caspita? Raga! Ok, mi sa che lei non muore mai, mi sa che
questo è il guardiano di questo posto, non muore mai, quindi io direi di chiudere immediatamente. Chiudiamo, ok. Ciao!